Ciao gente, bentornati sui video dedicati alle saghe di Rick Riordan. Scusate l'assenza, ma oggi avevo dei tagli al palinsesto. Di conseguenza ho saltato 3 video, un mese. Ricominciamo quindi dal video del 17, ovvero un nuovo volume sull'Enciclopedia dei Mostri, che, come avevo anticipato ormai 2 mesi fa, sarà monotematico sui draghi. Poi dovevo tornare obbligatoriamente per questo giorno, voglio dire, domani è il compleanno di Percy. In realtà nell'Enciclopedia dei Mostri, nell'ordine alfabetico, verrebbero prima le Dracene, ma visto che sui draghi c'è parecchio da dire, li anticipiamo di una posizione e gli facciamo il volume monotematico. In questo video non verranno inclusi i draghi di Dragon Pearl di Hon Ali. Se non lo sapete, i libri pubblicati dalla Rick Riordan Present non fanno parte del Riordanverse, semplicemente Zio Rick fa da prestanome. Gli eventi non si sovrappongono. Tuttavia, alcuni sono proprio carini, proprio come questo, aspettando che un giorno venga tradotto in italiano. Se volete, per il momento c'è l'ebook in inglese. Va bene, veniamo ai nostri amici squamosi. I draghi sono rettili di grandi dimensioni, potenti e con delle squame difficilmente perforabili. Non ci sono molte altre cose che hanno in comune i draghi su di loro: alcuni hanno delle ali, altri no, alcuni sputano fuoco, altri veleno, altri solo saliva. Anche il loro allineamento varia da drago a drago, alcuni sono malvagi e spietati, altri buoni come il pane. Non sappiamo se è un'abilità diffusa per tutti i draghi, ma di certo i denti della maggior parte di essi possono essere utilizzati per evocare gli spartoi. Prima o poi farò un video sui non morti, ma citiamo brevemente qui che gli spartoi sono dei guerrieri zombie che possono venire evocati dai figli di Ade o di Plutone e controllati da loro. Anche se possono venire controllati anche dai figli di Ares e di Marte, ma non evocati da quest'ultimi. E visto che l'ultima figlia di Plutone è nata negli anni 30, direi che per sicurezza ci si può procurare qualche dente di drago come metodo alternativo. Basta infatti infilarli nel terreno e innaffiarli con il sangue. A volte si dimenticano quest'ultimo passaggio e funziona ugualmente. Vediamo questo procedimento per la prima volta nel terzo libro, La Maledizione del Titano, il mio preferito di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. Atlante utilizza i denti di quelli che i mortali pensavano fossero un tirannosauro, ma in realtà appartenevano al drago Sibari. Restando in tema di Atlante, uno dei draghi più minacciosi è l'Adone, dalle 100 teste. Figlio di Tifone ed Echidna, fa la guardia all'albero delle mele d'oro del giardino delle Esperidi, figli di Atlante, appunto. Le sue scaglie sono ramate e il suo corpo è come quello di 100 pitoni fusi assieme, da cui dopo si divaricano le varie teste. Ha un fetore di 100 topi morti, stando a quanto dice Percy, e la sua specialità è quella di soffiare acido. Ha sicuramente degli artigli con cui ha sfregiato Luke, ma uno lo ha perso perché quest'ultimo è riuscito a prenderselo come trofeo. Sembra avere dei sentimenti, visto che esita prima di attaccare Zoe, riconoscendola dopo millenni che non era tornata a casa. È simile a Cerbero, visto che viene utilizzato dagli dei per degli scopi positivi. Restiamo in tema di draghi buoni e passiamo a Peleo. Chiamato come il padre di Achille, protegge il campo mezzosangue e in particolare il Vello d'Oro. Anche lui ha le scaglie ramate. È molto docile con i semidei che vanno da lui e lo accarezzano spesso. Nel 15° libro addirittura Meg lo abbraccia. Mentre con gli sconosciuti è un pochino più aggressivo. Dopotutto è un drago da guardia. Entra in servizio alla fine del secondo libro, quando è ancora un cucciolo, ma poi cresce con il passare del tempo. In ogni caso resta fedele al suo ruolo. Forse funziona così con i draghi: bisogna educarli sin da piccolo a svolgere una mansione positiva e così diventano buoni. Chi lo sa? L'ultimo drago buono sarebbe Festus, ma è un automa, di conseguenza non ne parlerò qui, ne parlerò quando farò un video sugli automi. Vedremo quando. Passiamo ora ai draghi cattivi, cominciando da quelli della Corchide. Vennero inizialmente affrontati da Giasone e gli Argonauti, mentre attualmente sono in servizio da Medea, chiamati anche draghi del sole, visto la discendenza di essa da Helios. Si chiamano Phil e Dawn e trainano il suo carro. Verranno sconfitti da Jason, Piper e Leo. E poi più avanti anche da Apollo, Meg e Piper. Ancora Piper, sì, perché Medea è un po' la sua nemesi. Sua è di Jason, ma più di Piper. Questi draghi hanno le dimensioni di un piccolo camper. Hanno le scaglie dorate e gli occhi di un arancione intenso. Inoltre, dalle narici esce del fumo come se fossero delle locomotive alimentate a zolfo. Un altro drago è Pitone, il mega antagonista finale della terza saga. È la nemesi di Apollo, esattamente come Apophis è la nemesi di Ra. Venne ucciso con non poche difficoltà da Apollo in forma divina nei tempi antichi, e così liberò la grotta di Delfi, che attualmente ospita il suo più grande oracolo, ma ci arriviamo tra 10 giorni.
durante l'ore dell'Olimpo Gea fa riemergere Pitone dal Tartaro e lo fa ritornare a Delfi in modo che possa bloccare il potere delle profezie, causando poi gli eventi della terza saga. È molto intelligente, astuto e calcolatore, tanto che decide di non schierarsi con i giganti, preferendo restare nell'ombra e aspettare il suo momento. È in grado di farsi spuntare zampe e ali a libera scelta, alimentato anche dal potere dell'oracolo di Delfi. Prima di lasciare la mitologia greca, direi due parole sui dragoni. Sono come i normali draghi, solo molto più grossi, senza ali e non sputano fuoco, soltanto veleno. Sono anche più vecchi di qualche millennio e le loro scaglie sono ancora più resistenti. Nella battaglia di New York, nel quinto libro, vedremo i nostri eroi intenti a combattere contro un dragone che sarebbe potuto venire ucciso soltanto da un figlio di Ares. Quattro libri più tardi, nella casa di Ade, Percy, Annabeth e Bob incontrano Damaseno, che ogni giorno deve affrontare l'attacco di un dragone. L'ha ucciso così tante volte che con le sue ossa ha potuto costruire praticamente di tutto. Casa, giardino, ogni cosa. E addirittura dona ad Annabeth una spada fatta con l'osso di questo stesso animale. Nel finale dello stesso libro i due combattono fianco a fianco assieme ai nostri eroi in una delle scene, vabbè, dopo particolarmente commoventi che mi hanno straziato il cuore. Credo sia stata la prima volta che ho pianto leggendo Riordan. Spostiamoci con il mondo norreno, con i Lindworm. Serpentoni con le zampe anteriori e le ali lunghi come un tir da 18 ruote. In realtà devo puntualizzare che i veri Lindworm norreni non avevano le ali, però questi qui del mondo di Riordan ce li hanno. Alcuni sono velenosi e in generale abitano tra le radici di Yggdrasil, tra cui Nidhogg, che rode le radici tra cui vive. Vengono portati nell'hotel Valhalla per le battaglie di gruppo, tutti quanti assieme, a volte si coalizzano contro i Lindworm che vengono lanciati sul campo. Tra di loro possiamo annoverare Fafnir, che conoscerete se conoscete la storia dei Nibelunghi, è molto lunga, non sto qui a raccontarvela. Semplicemente la lunga cupidigia lo aveva portato a diventare un drago. Questa cupidigia veniva acuita da un anello, che poi passerà ad Alderman, ovvero il padre di Hurt, a cui spetterà lo stesso destino. Non vorrei essere giustizialista e dire che se l'è meritato per come ha trattato il figlio, però un pochino ci godo. Va bene, questo video sui mostri può concludersi qui. Ci si rivede fra 10 giorni e poi ancora tra 20 giorni per dei video normali su Riordan. In realtà no, perché fra 10 giorni comincia un'altra serie all'interno delle saghe di Zio Rick. Poi ci si vede tra un mese per il terzo volume dell'Enciclopedia dei Mostri, dove avanzeremo di altre 3 lettere dell'alfabeto. Statemi bene, mettete un mi piace se il video vi è piaciuto, un non mi piace se non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, un video ogni 10 giorni. Statemi bene e ciao ciao! Alla prossima!